Allora, Caporaletti, arriva un'altra pesante batosta dopo quella del derby di qualche giorno fa, di 3 giorni fa. Tra le due sconfitte, qual è veramente quella che più fa male? Buonasera a tutti, no? Intanto buon anno, le sconfitte fanno male tutte, quindi non ce n'è una che fa meno male. Sinceramente oggi abbiamo approcciato male la partita e siamo andati sotto, poi rimetterla in piedi contro queste due squadre diventa complicato. Però sono contento della reazione che ci hanno avuto i ragazzi, perché poi comunque hanno buttato il cuore in campo, cosa che invece non abbiamo fatto al derby. Al derby dopo il 3-2 a 7 secondi alla fine del primo tempo pensavo che al secondo tempo saremmo entrati cattivi e invece non l'abbiamo fatto. E oggi purtroppo niente, nel senso che siamo rientrati bene al secondo tempo, abbiamo giocato secondo me un buon calcio a 5, abbiamo curato quello che avevamo sbagliato al primo tempo, poi purtroppo accorci e poi fai due errori grandi in impostazione dove loro ti fanno male, poi loro hanno comunque i giocatori e quando calciano bene, va bene così. Abbiamo riprovato di nuovo col portiere di movimento, siamo andati abbastanza bene, ci sta, insomma, perdere fa sempre male, serve lavorare, ci deve far capire che dobbiamo continuare a lavorare, come dico sempre. Va bene così, siamo un po' corti in Mister, alcune cose. Il portiere di movimento però sembra che un po' lo studiano gli avversari, ormai sembra un po' essere scoperto, nonostante che tu però in settimana tenti di dare qualche variazione al tuo classico gioco. No, ma in queste categorie non c'è chi non lo sa fare, chi non lo sa difendere. Noi l'abbiamo messo nonostante fossimo arrivati al quinto fallo, perché ho visto che comunque gli arbitri tendevano a non fischiare più nulla, quindi... abbiamo cercato in ogni caso di accorciare, loro hanno difeso bene, abbiamo fatto un gol, altri due abbiamo fatti comunque rubando palla alti. È più un segnale mentale anche che do alla squadra quando gli dico che dobbiamo dare il tutto per tutto. Loro hanno recepito, abbiamo fatto bene. Dall'altra parte però fai fatica, perché poi ti ripeto, quando non riesci a fare gol in determinate situazioni, abbiamo avuto un paio di ripartenze, addirittura una 3 contro 1, sbagli l'ultimo passaggio sempre, vuol dire che devi continuare a lavorare. Ecco mister, ma continuare a lavorare, arriva comunque la fine del girone d'andata, nonostante voi come tante squadre per queste situazioni, ormai sono tante, molteplici queste situazioni, dovrete ancora giocare due partite. Per chiudere un girone di andata, hai già accennato, poi ti ho interrotto, siamo un po' corti, com'è possibile adesso gestire questa situazione? No, la società sta intervenendo sul mercato, ma siamo corti non a livello numerico, perché i ragazzi ci sono. Il problema, quello che ho detto l'altra volta quando abbiamo vinto, i ragazzi devono riuscire a capire e calarsi nella mentalità della categoria, perché qua come sbagli, e noi abbiamo sbagliato, poi sbagliano anche quelli più bravi, insomma, come sbagli prendi gol. Dall'altra parte purtroppo come gli avversari sbagliano e sbagliano anche loro, noi non riusciamo ad essere cattivi, quindi siamo corti proprio a livello caratteriale, io intendo quello. Il bilancio di fine stagione lo faremo quando chiuderemo le ultime due gare, noi comunque siamo partiti per salvarci e queste sconfitte devono far capire ai ragazzi che è giusto sognare e guardare avanti, ma è giusto stare con i piedi per terra e lavorare concentrati, cattivi, approcciare bene le gare, perché qui non si può regalare nulla a nessuno.